Il nostro viaggio nella vallata del Magra comincia nel comune di Luni. Il comune di Luni è in provincia della Spezia ed è il comune più orientale di tutta la Liguria. Prende il nome appunto dall'antica colonia romana di Luni, che è dedicata alla dea Selene, alla dea Luna. Iniziamo partendo proprio dal borgo di Ortonovo ed accompagnarci in questo viaggio abbiamo Elio Gentili, che è un artigiano della cultura, così piace definirsi, e scrittore profondo conoscitore del territorio. Buongiorno. 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 Allora, inizia a raccontarci il perché dell'origine del nome Ortonovo. Deriva forse da Hortus Novus? Ortonovo è un toponimo che compare nel 1200, però prima di Ortonovo il paese si chiamava Corficiano, che derivava da una famiglia nobile lunense, la gens Curfidia, che aveva terreni, forse anche una villa su questo colle. Infatti già dal tempo del vescovo di Luni, quindi siamo intorno al 1200, il borgo di Ortonovo era abitato da alcune delle nobili famiglie dell'antica città lunense, dell'antica colonia lunense, per la salubrità dell'aria. Per la salubrità dell'aria, per la bella vista e poi anche perché ci avevano già le coltivazioni di vigneti e di uliveti fiorenti. Siamo giunti al santuario della Nostra Signora del Mirteto, che si trova proprio a pochi passi da Ortonovo, e qui ad attenderci c'è Padre Mario, il rettore del santuario. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Allora, ci racconti un po' la storia di questo santuario e di questo prodigioso miracolo che poi appunto l'ha fatto diventare tale. Un 29 luglio 1537, quindi festa di Santa Marta, mentre, dice la storia, mentre le donne della confraternita pregavano, perché oltre ad essere festa era anche una domenica, quindi loro a turni separati, cioè prima i maschi e poi le donne, pregavano nei giorni di festa. Mentre pregavano queste donne, vedono sgorgare, ecco, questo, diciamo, liquido dagli occhi della Madonna, vanno a vedere, toccano, secondo le testimonianze, toccano e vedono che è sangue. E da lì, ecco, la voce, insomma, scende per tutta la vallata e cominciano a venire i pellegrini, tantissimi pellegrini, anche generosi. Così, ecco, dopo 3 anni di questo evento, quindi nel 1540, si danno inizio i lavori per costruire questo santuario.